Siamo al gazebo presso il mercato di Via Papiniano, uno dei tanti punti di raccolta firme della Lega Nord per l'abolizione di 5 provvedimenti, altrettanti referendum. La gente partecipa, si ferma, firma. Assolutamente sì, è un successo. Stamattina, onestamente, quando abbiamo montato il gazebo, il banchetto, siamo stati invasi dai cittadini. Abbiamo praticamente finito i 15 moduli che abbiamo ritirato per questa mattinata e dovrò tornare in sezione per prenderli per la giornata di domani. Quali sono i quesiti che suscitano maggiore interesse? Ma praticamente tutti, penso il 90% ha firmato per tutti e 5 i quesiti, a parte un paio di cittadini che hanno preferito firmare solo per la Fornero, per l'abrogazione della legge Fornero, la Merlin e le prefetture. Però per il resto molta soddisfazione per abrogare tutti quanti, tutti e 5. Si ha l'impressione che sotto la spinta di Matteo Salvini, sia per quanto riguarda la battaglia contro l'euro, sia per questi referendum, ci sia un entusiasmo e una partecipazione che probabilmente mancava da un po' di tempo. Assolutamente sì, un rinnovamento, una voglia di partecipazione migliore e tanta soddisfazione per Matteo, appunto. Quindi sento un'aria diversa qua a Milano. Abbiamo avuto un riscontro positivo, sinceramente ci aspettavamo un buon afflusso di gente, siamo stati più soddisfatti del previsto. Noi siamo qua da stamattina verso le 9:30, abbiamo raccolto più o meno 150 firme, adesso non so i numeri precisi, siamo molto soddisfatti. Vuol dire che probabilmente la gente sta cominciando a capire come stanno andando le cose, vuole cercare di reagire. E noi siamo qua per cercare di spiegare i motivi per cui è meglio fare una buona firma che cambi le cose. Anche perché non si tratta di molte chiacchiere, no? Si tratta di intervenire su provvedimenti sbagliati con un pronunciamento diretto dei cittadini. Esatto, la cosa migliore che abbiamo riscontrato è che molti cittadini che non votano Lega, che non hanno mai votato Lega, stanno cambiando idea, sono venuti a sostenere i nostri referendum e probabilmente cambieranno anche il voto. Sono proposte che sono a partiti, che sono per la democrazia e quindi proprio dai cittadini stiamo riscontrando questi effetti, siamo veramente molto soddisfatti, bisogna dire. Ho firmato il referendum, allora, innanzitutto perché ormai è una cosa di buon senso regolarizzare la prostituzione, ci sono tanti soldi dietro, inutile far finta che non esistano, perché comunque sicuramente potrebbe anche essere meglio per le prostitute, effettivamente per liberare le strade. Poi ho firmato la prefettura, perché è un principio semplicemente liberale e anche federalista, e poi per il reato di opinione, perché non è accettabile in Italia, c'è cioè legato anche il carcere, insomma, io ho firmato tre firme molto liberali. Non identifichi semplicemente questa proposta come un'iniziativa della Lega, ma è una cosa che si può estendere anche ad altre posizioni politiche. Perlomeno i principi più liberali, ma anche per la Fornero è discutibile, sono riforme assolutamente di buon senso che spero che non ci sia un pregiudizio sul fatto partitico, ma che possano davvero giungere a idee politiche anche diverse.